caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. E iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi vorrei spronarvi a credere in voi stessi, nelle vostre potenzialità, credere di riuscire, credere di realizzare, credere. Questo è proprio il leitmotiv della nostra motivazione di oggi, le cui parole sono prese da un nostro autore, amatissimo, Michael Dudi. È stato uno dei primi autori che ha creduto nella nostra casa editrice e devo dire è stato grazie al suo primo libro Il segreto in pratica che Area 51 Publishing ha potuto iniziare a far sentire la sua voce e grazie a voi a crescere ed espandersi anche come proposte, non più soltanto ebook, non più soltanto audiolibri, ma programmi digitali più articolati, corsi, eccetera. Grazie a questo piccolo libro che ha venduto ormai, pensate, oltre 50.000 copie, sono circa, 8 anni, anzi quasi 9 anni, l'abbiamo infatti pubblicato all'inizio del 2013. Incredibile. 8 anni. Quanto tempo è già passato? Mio Dio, quanto tempo è passato. Le cose sono molto cambiate da allora. Mi ricordo quando tutto questo era campagna a perdita d'occhio. Il vecchio Peabody era il solo proprietario qui. E gli venne la folle idea di piantare alberi di pino. Anche il dottor Brown concorda con me. Quanto tempo è passato, qui una volta era tutta campagna. Ma in fondo anche a me venne la folle idea non di piantare alberi di pino come a Peabody, ma a partire dal 2009 di avventurarsi in questa folle avventura che era l'editoria digitale. Avventura che, quando ne parlavo, ne illustravo i propositi, le intenzioni, le aspirazioni, le speranze, le risposte da parte delle persone erano di due tipi: o mi prendevano per pazzo o mi prendevano per scemo. È facile ridere adesso. Ricorderò sempre quando, penso fosse la fine del 2007, erano stati presentati tempo prima, ma non tanti mesi prima, l'iPhone con il sorgere, diciamo, del mercato delle app, e poi pochi mesi prima era stato presentato il primo Kindle. Mi ricordo che ne parlai dell'ebook con uno traduttore che collaborava con noi all'epoca, avevo un'agenzia di servizi editoriali, e questo uscì e disse a mia moglie: non ho capito di cosa stesse parlando, mi sembrava che a tratti delirasse, sei sicura che stia bene? In effetti è probabile che a tratti delirassi, anche perché non è che se ne sapesse molte, quindi magari vagheggiavo qualche fantasia improbabile. Sta di fatto che, grazie anche a Michael Dudi e grazie a quello che oggi vorrei che acquisiste da Michael Dudi, cioè il credere e continuare a credere, quel delirio è diventato una realtà, direi, piuttosto razionale. Indossate le cuffie, concentratevi e acquisite l'energia di Michael Dudi e credete, perché non ho dubbi, ce la farete. Vi accompagna in questa danza di energia il grande Johann Strauss con il suo Kaiserwalz, il valzer dell'imperatore, con l'auspicio che anche voi diventiate imperatori della vostra realtà. Credere nel proprio potere è il passaggio mentale più importante per creare un mondo di ricchezza. Credere di avere tutte le risorse per realizzare tutti i propri sogni. Credere
che nessun ostacolo potrà fermarti. Credere in una realtà di abbondanza e ricchezza di cui tu sei l'indiscusso protagonista. Credere è il passaggio mentale più importante ed è uno dei più difficili. Le credenze economiche, sociali e culturali in cui siamo nati e da cui abbiamo ricevuto l'impronta educativa e percettiva riguardo alla realtà ci dicono che è impossibile, che le cose sono come sono e che non possiamo farci niente, che le cose sono più grandi di noi, che siamo esseri piccoli, manovrati da forze molto più grandi di noi, che la fortuna è già assegnata, che il destino è già segnato. Oppure ci convinciamo consciamente, con sforzo, di potercela fare, di credere in noi stessi e nel nostro potere. Però, ai primi segnali in cui le cose non vanno subito come vorremmo, ci scoraggiamo e ci facciamo invadere da sfiducia, insicurezze, pessimismi, dubbi, incertezze. Nella nostra fiducia vacilla e poi crolla. E così lasciamo perdere, rinunciamo, scrolliamo le spalle e ci lasciamo avvolgere dai caldi guanciali dell'autocommiserazione. Ci nascondiamo dietro qualche giustificazione, diamo la colpa a qualcun altro, alla sfortuna, al sistema, ai genitori, al marito, alla moglie, a Dio, e abbandoniamo il gioco. Chi sente riaccendersi l'energia dentro di sé dopo qualche tempo prova a ricominciare. Gli tocca ripartire da zero e come minimo avrà perso tempo prezioso per costruire una vita ricca e felice. E al primo ostacolo forse di nuovo cadrà, poi si rimetterà in piedi, poi ricadrà e alla fine mollerà. Credere e credere di credere deve invece diventare il tuo principio primo, la pietra d'angolo di ogni tuo valore, il tuo diamante inscalfibile. Perché la verità è tutta qui. Credere, credere, credere. Se credi, non rinuncerai mai. Proseguirai lungo la tua strada di crescita ed evoluzione. Non ti toccherà mai ricominciare da capo. Sentirai sempre dentro di te, a livello inconscio, l'incrollabile fiducia che sgretolerà ogni apparente ostacolo, ignorerà quelli inutili e sarà capace di affrontare e superare quelli che fanno parte del naturale percorso di ricchezza. Se credendo farai del tuo potere il tuo alleato, la strada sarà spianata. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.